I due quarti dove la Fiorentina è stata comunque a contatto con l'Enic pieno di energia, poi al rientro dagli spogliatoi nel terzo quarto una grandissima scossa di Lucarelli, Poltroneri, Bloise che ha dato il là per questa vittoria. Ma i ragazzi sono stati bravissimi a rimanere in controllo, a non farsi prendere magari dall'ansia perché la partita era particolarmente sentita. Però noi sapevamo che non giocavamo con l'ultima classifica, giocavamo con una squadra che da quando c'è Rugolo aveva vinto 9 partite su 17, quindi una squadra da playoff. Di conseguenza sapevamo benissimo che sarebbe stata una battaglia, che sarebbe stata dura, che sarebbe stata una partita lunga 40 minuti. Infatti sono stati bravi i ragazzi a rimanere in controllo. Nel secondo tempo abbiamo un po' mischiato le carte con la tattica. Devo dire che i cambi di difese, le difese miste, le difese adeguate hanno portato grandi benefici. Sicuramente il rientro di Blood ci ha dato una grossa mano, anche perché abbiamo potuto far riposare sia Lucarelli che soprattutto Poltronieri e Mazzucchelli, e quindi siamo riusciti a controllare la partita bene, una partita veramente difficile e importante. Ecco, invece anche per voi oggi, giornata, oggi e domani, giornata in cui state al play by play per vedere i risultati del weekend e poi due partite importantissime per comunque, probabilmente una vittoria basterà per centrare i playoff e comunque avere anche forse il fattore campo. Ma sai, ogni giornata si parla sempre di questa cosa. Io per chiarire volevo dire che noi siamo ambiziosi, ci piace vincere e noi abbiamo ancora speranze di secondo posto, perché se non le vinciamo tutte o meglio le perde tutte si arriva a secondo. Però è un sogno. Detto questo, con tutto quello che sia successo, da quando ci sono io abbiamo giocato 18, su 21 partite, 18 non al completo. Nonostante questo, diciamo, il record vittorie sconfitte dalla mia gestione è da terzo posto, però purtroppo non basta perché nelle prime 7 giornate siamo stati deficitari in diverse partite, soprattutto in 2 partite casalinghe con Piombino e Empoli che ci potrebbero dare molto fastidio negli scontri diretti nella classifica avulsa. Quindi molto dura arrivare nei playoff, infatti non siamo ancora matematici e dobbiamo aspettare i risultati degli altri. Questo è paradossale, è testimonianza di come il nostro girone sia veramente molto equilibrato, nonostante che sicuramente il girone del nord ha le prime 4 squadre molto forti, ma nella media non c'è paragone, il nostro girone è più difficile.